Allora, nella mia tarda adolescenza ho avuto tre miti: Vasco Rossi, Van Basten e grande Angela, grandissima. Allora, Ale, io ho questa idea nuova, cioè io voglio creare il Netflix della psicologia. Forte questo. Io voglio creare il Netflix della crescita personale e dell'autosviluppo. Quindi questa parte anche che tu potresti fare, no, di validazione, di verifica, di ricerca sull'efficacia, Esatto. Cioè, capito, no? Le cose poi vanno insieme. Bella raga, oggi siamo qua al Teatro Chuck. Adesso stiamo andando nei camerini. Ehi, guarda che attenzione chi c'è. Bella. Oh. Sono sticker. Siamo nel vlog. Grande vlog. È abusivo questo vlog, chiudilo. Forse questo è il nostro camerino. Questo è il dietro le quinte del palco del Teatro Chuck, dove da piccolo venivo a vedere i concerti. Mi ricordo un concerto di Francesco Guccini e oggi invece sarò io il relatore. Ecco, ecco. Parlerà di come le abitudini, cambiandole, danno la possibilità di avere successo. Le abitudini, se bene impostate, ci aiutano a diventare delle persone migliori. E se noi vogliamo di più in questo mondo, dobbiamo diventare di più. Tutti vogliono una relazione sentimentale da 10 lode, ma in pochi sono disposti a lavorare su loro stessi per diventare un partner da 10 lode. Oh, finalmente a PR ne abbiamo, c'è una persona degna di nota. Vice Conti. Questa è la persona che ho corteggiato più di tutti per entrare nel mio team. Non me l'ha data. Saluti gli amici del vlog. Ciao ragazzi. Grande. Saluta come saluterebbe Montemagno. Ciao. Sì, ci sta. Dove stiamo andando, Patti? Stiamo andando a Venezia, sono le 22.35. Adesso io vado a dormire, mentre Patrick qua quindi mi scorterà. Domani, giornata intensa, abbiamo ben due speech per due realtà diverse. La nebbia non ci scoraggia! Venezia, all I want is you! Stai lavorando per me, Patrick? Come sempre, cioè, ragazzi, non mi fermo mai. Si lavora sempre. Poi ieri ci hai detto che una persona guarda mediamente il telefono 180 volte al giorno, giusto? Qui sono arrivato a 360, quindi... Alle 11 del mattino. Alle 11 del mattino. Adesso io sono uno psicologo, poi mi presento gradualmente, però proverò a fare un gioco di magia e proverò a dire esattamente chi siete voi in questo momento. Voi siete, oggi, niente di più, niente di meno, che il risultato delle abitudini che avete adottato negli ultimi 5 anni. Proverò a spingermi un po' più in là. Chi sarete voi tra 5 anni? Voi tra 5 anni sarete niente di più e niente di meno che il risultato delle abitudini che oggi deciderete di acquisire. Sandra Di Piave, primo speech andato. Cos'è che è rimasto, Patrick? Adesso ti interrogo. Guarda, sinceramente mi sono distratto. No, invece... Cosa? No, non mi posso distrarre ascoltando Mazzucchelli per la 75esima volta in 3 giorni. Adesso dove andiamo? Ora a Mestre. Va a Mestre. Andremo in uno stabilimento a parlare di sicurezza sul lavoro e di abitudini. Attenzione, attenzione, attenzione. Eccoci arrivati in quel di Mestre. Patria di Elvino Miali, il grande Elvino Miali di Mindrap. Vi presento l'ospite di stasera. Buonasera a tutti. Sono Luca Mazzucchelli, direttore della rivista più importante rivista italiana in psicologia e psicologia contemporanea. Esatto. Scrittore, commentatore, youtuber, cioè, anche youtuber, e soprattutto non sono fatti mancare nulla. Non giovane, cioè, è un bravo youtuber. Visitate, non è che ti voglio fare pubblicità, però trovate un sacco di roba interessante sul sito di Luca. Oggi siamo qui al Collettivo Virale col grande Placido. Mi sta facendo vedere questo spazio fantastico di coworking.
è un co-working diverso da tutti quanti, perché siamo tutti videomaker sostanzialmente, tutti proprio patiti, fissati sì, col sì. Video qua, tanto che c'è addirittura una stanza dedicata in co-working allo shooting video. Vediamola. Eccolo qua, il regno di Placido e il collettivo virale. Tutto c'è. Questo qua non c'è nessuno, guardate che figata. Cos'è questa cosa qua? Per farle caldarroste. No, in realtà c'è da 8000 watt rigorosa che se l'accendiamo dobbiamo spegnere il condominio. Esatto, è un secondo sole, diciamo, abbronza anche. Oggi andiamo a Roma a fare una formazione sempre sul tema delle abitudini a un gruppo di consulenti finanziari. Eccomi qua nella sala del Westin Palace Hotel qui a Roma. Tra po' si va in onda. Ciak. I cambiamenti lenti e graduali che avvengono un piccolo centimetro alla volta sfuggono alla nostra coscienza e questo non suscita opposizione. E il governo questa cosa la sta abbastanza. Maria ci ha detto, senta, prova a sentire questa ragazza perché mi piace molto, è anche un bel volto, insomma, una bella ragazza. Allora, lei sa più o meno come funzionano uomini e donne, a grandi linee, insomma. Mamma single sul trono, che esce col papà single, e lei praticamente spiega ai bambini cosa devono leggere mentre i due escono. Ma no, c'è anche pedagogista e pedagogista, i pedagogisti non c'è, ma c'è niente, cioè alla fine uomini e donne, non è che sono per qua. Cioè rinuncia all'opportunità di comparire sui eventi media se compagnia. No. Allora, se mi dici, guardi, caro Pasquale, sono io, non mi interessa partecipare al programma della Maria perché non mi piace la Maria, non ho uomini e donne, voglio rinunciare a 5.000 euro a puntata, io dico, va bene, se apprezzo molto la sua etica, i bambini, i tre anni, la pedagogia, tutto quello che è, e faccio io, cioè, le dico veramente complimenti per la sua integrità. Io sto tornando, insomma, con questa relazione che vedevamo perché seguiamo anche il programma, ci siamo mai visto di l'intervista di Maurizio Costanzo. Quindi magari glielo passerei perché voleva insomma complimentarsi e dirle che insomma anche lui la sua opinione. No, scusi, sono serio. Ora le passo Maurizio e vedrà che glielo fa. Giulia? Tuo marito che ho di fianco. Come